Matteo che dorme a quattro cuscini. Allora, siamo gli unici materani che si svegliano alle 9:30, cari amici. No, prima, alle 7:30 di domenica mattina, per attendere i camper. Noi eravamo diretti, è vero, eravamo diretti in piazza Vittorio Veneto, quando invece ci siamo accorti che in via Nazionale ci sono parcheggiati. Sti camper. E dove sono sti camper? Quindi altro che girarsi l'Italia in è tutta scena. Vabbè, ma ogni tanto bisogna riposare, tu fai il cattivo sempre, come tuo solito. Adesso il PD ha trovato la quadra a livello nazionale per quanto riguarda le regole con cui, insomma, giocare queste primarie, come si dice? Il termine è proprio quello più adatto, insomma, che stai usando, perché non mi sembra che forse siamo di fronte alle primarie più pazze del mondo. Il rischio c'è sempre in un partito che non è un partito, ma è un aggregato ancora che non si è messo insieme con un'idea ben precisa, dei valori ben precisi, in cui io dico che un tentativo c'è stato questa volta, che è la carta dei valori, su cui non c'è molta attenzione anche da parte tua. Anche questo cedimento, diciamo, alla pretesa di Renzi, che di questo si tratta, poi con tutto il rispetto per chi segue le cose, che appare più una lotta intesa come un congresso di partito, crea confusione e rischia anche di sfaldare. Lo sfaldamento non è colpa di Renzi o di qualcun altro, è colpa di chi fino ad oggi non ha messo in piedi un partito vero. Comunque ci vediamo tra poco, attendiamo che scenda Matteo Renzi e documenteremo tutto. Michele Plati, buongiorno. Buongiorno. Che fai? Stai andando pure tu da Renzi, immagino. Io sto andando a sentire Renzi, però adesso non lo dite troppo in giro, perché sennò poi diranno solo quelli dicendo destra, sentono Renzi e tutte quelle cagate là. In realtà la mia sensazione è che voglio andare a capire quanta gente di sinistra sta a sentire Renzi. Voi siete renziani, non siete renziani? Scusa, siete renziani? Perché vi vergognate? No, no. Dov'è Matteo Renzi? È già arrivato? Renzo a 5. Tutti dicono che sta giocando allo sfascio all'interno del PD. Michele, no comment. Chi siete? Siamo un blog urbano. Okay. Sta giocando allo sfascio Renzi? Nessuno vuole parlare. No. Renzi sta costruendo. Cosa sta costruendo? Un'alternativa? L'alternativa a quella che è stata la gestione dell'Italia negli ultimi anni, che non ha funzionato, è stata evidentemente fallimentare. Quindi sta costruendo. Lui parte da un partito e si apre alla società civile. Si sta presentando anche come alternativa il Nichi Vendola, che ha scelto un bellissimo slogan per No Comment. Noi siamo con Renzi. Ce ne frega adesso. Renziani tacciono. Voi siete renziani? Sto cercando renziani. Sono dello staff. Dello staff, quindi siete renziani per forza. Dov'è Matteo? Sta dormendo ancora? No, sta arrivando, no, è andata alla messa. A messa? Sei il primo esponente di sinistra che vedo stamattina qua, non ce ne stanno. Ma mi trovo solo per caso, sto andando a prendere un caffè, per la verità. Ah, quindi non stai andando da Matteo Renzi? No, vado alla più interessante mostra della Fiera Canina. Sei cattivo però. No, non sono cattivo, io sono un sostenitore di Nichi Vendola, ben venga anche, insomma, la scesa in campo di Renzi. Ah, giusto, è vero, si è candidato anche lui alle primarie. Certo, c'è Nichi. C'è tutto il centrodestra qui, ma è centrosinistra, è vero? Vabbè, no, lista Stella non è centrodestra. Stella è lista autonoma. Non si capisce. Lista civica. No, perché? È chiarissima la nostra posizione.
Enzo Da Cirri, non è che mi stai diventando renziano pure tu? No, io sono sempre aperto ai contributi di chi vuole spaccare dei meccanismi irrigiditi, consolidati e incrostati. Quindi ben venga qualcuno che dà degli scossoni rispetto a una politica oramai vecchia nei contenuti e nei fatti. Vediamo se Doriano Manuello, altro elemento valido del Consiglio Comunale Materano, prova qualche simpatia per Renzi. Doriano, buongiorno, appena svegliato. Andiamo proprio, sì, proprio così. Vabbè. Sei un renziano? No, però volevo fare una domanda a Renzi. Che gli vuoi chiedere? Voglio chiedere a Renzi, tu sei così e quindi noi possiamo anche credere in te, nel cambiamento, eccetera. Ma tutti quelli che verranno con te, chi sono poi alla fine? Perché per governare un paese ovviamente dovrà crearsi una struttura, un sistema. E chi ci dice che, o meglio, chi ci dice? Purtroppo insomma, voglio dire, è così complesso che dobbiamo immaginare che sia la stessa cosa che è successo prima. Ma lui fa appello proprio a quelli come te, lui cerca di raccogliere consensi e voti a destra. Sono pronto! Tutti Renziano pure tu. No, io sono acitiano, se non ti dispiace. Poi può darsi che Renzi diventi acitiano anche lui. Perciò ti sei dimesso dal Consiglio Comunale, per andare con Renzi. Tu scendi mo dal camper. No, non ancora, ecco, non è questa la vera motivazione. È per poter parlare con Platti che mi sono dimesso. Sì, lui in realtà è venuto per parlare con me, non per parlare con Renzi. Deve essere. Hai visto che sta succedendo? Sì, ormai sei solo un osservatore dall'esterno in Consiglio Comunale. Cosa sta succedendo? No, ma quello che succedeva quando c'eri tu. Ovvero, credo che sia successo di peggio. Oltre ad arrivare in orario i treni, quando c'eri tu c'erano sempre Cotugno, Paterino, Enzo Acito a ballare la Ligalli. A ballare la Ligalli, poi però alzano tutti la mano quando si tratta di votare. Tu te ne sei andato anche per questo motivo? Soprattutto per questo motivo, perché non c'era la possibilità di costruire un futuro diverso da quello di una ripetizione di un passato pessimo. Adesso ci siamo tutti. Si allarga la fascia dei presenti. Quindi il presidente Stella è renziano. Presidente, buongiorno. Qua non vi preoccupate, io sono ovunque. Renziano pure Franco Stella. No, attento ascoltatore di quello che si dirà, perché ascoltare gli altri è un dovere, soprattutto vedere dove ci porta questa novità sostanziale che Renzi propone. Sono sereno, mi fa piacere essere qui, una bella giornata di sole, valuteremo, ascolteremo con attenzione. Mi soffermo un secondo su questa ascoltare è un dovere, che poi quando parla Stella ci sono sempre dei messaggi, certo, in codice. Perché, sì, no, non è un messaggio in codice, è un'abitudine che qualcuno deve prendere, di ascoltare la gente, di ascoltare la città, la provincia, la regione. Ci siamo disabituati ad ascoltare la gente perché pensiamo molte volte di essere i depositari della verità e che le scelte le dobbiamo fare nel chiuso della nostra solitudine. Invece credo che il coinvolgimento del territorio serva a tutti quanti per comprendere e sbagliare di meno. Ma l'unico che ha fatto veramente dei cambiamenti sostanziali in questa città e l'ha resa più o meno presentabile è stata Cito. Dopodiché io grosse novità non ne ho viste. Il cementificatore, mo c'è questa polemica sì, sono contento sul di esserlo. Sono contento di esserlo e sono contento che venga apostrofato solo io come cementificatore, che non ho mai cementificato niente. Tutti i veri cementificatori si nascondono dietro Acito Francesco Saverio, non Acito Enzo. E dietro qualche consigliere di maggioranza compiacente. No, ma sono tutti nell'attuale maggioranza i veri cementificatori, no, assolutamente. Qui basta andare a vedere polemica con questa cosa. No, basta andare a vedere cosa hanno combinato in questi 20 anni di governo di centrosinistra. Quindi la gente cerca di trovare nei termini, o apostrofando male gli altri, la risposta alle proprie incapacità. Dimostrasse quello che loro hanno fatto, se sono stati mai capaci di fare qualcosa. E che dice Renzi? Che dice Renzi? Dice che sto già registrando. È abbastanza simpatico, però ho notato che ci sono più persone, diciamo, di area dal centrodestra, liberali, moderate, che persone del suo stesso schieramento, insomma. Cosa significa secondo lei? Beh, innanzitutto Matera è una città, diciamo, blindata sin dai tempi della vecchia Democrazia Cristiana. Quindi il PD l'ha murata definitivamente, tutti i dirigenti del PD sono per Bersani, qui il dissenso è cosa rara.
buongiorno a tutti e un benvenuto a Matteo Renzi, sindaco di Firenze. Grazie, buongiorno. Benvenuto a Matera. La città di Matera ti accoglie con grande entusiasmo. Noi in questi giorni abbiamo lavorato con grande speranza, con una, scusami se passo davanti, con una speranza di cambiamento. Il Partito Democratico ti saluta con grande entusiasmo. Buongiorno, buongiorno a tutti e mi dispiace avervi costretto a una levataccia, vedo che siete tantissimi, tra l'altro se volete non stare accalcati c'è spazio su, quindi c'è un po' di posto libero su per chi vuole, onde evitare di stare l'un sopra l'altro accalcato. Io vi confesso che stiamo facendo un lungo giro in tutta Italia e negli ultimi giorni abbiamo deciso di toccare praticamente larga parte del sud. Siamo partiti venerdì con la Calabria, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Crotone, Lamezia Terme, Cosenza, poi Taranto, quindi Lecce e ancora Brindisi, Bari, Trani e insomma stiamo facendo un percorso come era Forrest Gump che a un certo punto dice sono un po' stanchino. Eppure stamani mattina alle 7 ci siamo alzati per fare un giro nella vostra città, che è francamente una città meravigliosa che io non conoscevo se non ovviamente per sentito, per raccontato, ed è stato bello stamani mattina camminare nella piazza vuota, salire verso la cattedrale che peraltro mi dico ormai chiusa da fin troppo tempo. Uno potrebbe dire, scusa Renzi, ma tu che parli di storia, proprio tu che sei quello che dice rottamiamo? Io credo che dire rottamazione non significhi dire annulliamo la storia, tutt'altro. Un paese che non ha una storia, una memoria condivisa, è un paese che non ha futuro. Nessuno di noi dunque vuole impedire o annullare l'importanza, il senso e il significato profondo del nostro passato. E pur tuttavia è fondamentale dire, facciamolo in modo molto libero, chiaro e forte, che il futuro non può essere ipotecato da chi in Parlamento ormai sta da 20-25 anni e immagina di essere quello che ci porterà fuori dai problemi. La rottamazione è qui, signori. C'è molta curiosità intorno a lei, io sono di Matera, conosco le facce, c'è poco centro-sinistra e diciamo c'è molta area liberale di centrodestra. Come se lo spiega? Accade anche nelle altre città che visita. Il sindaco di Matera qui non c'era stamattina. Il fatto che non ci sia il gruppo dirigente o una parte del gruppo dirigente del centro-sinistra è un elemento che naturalmente può accadere, magari qui voteranno per Bersani. Questo è un feudo bersaniano in effetti. Non è un problema, nel senso che ci sono 110 province e ci sarà anche qualche feudo bersaniano. Il segretario del partito è una persona per bene, una persona che ha tanto consenso e contro la quale noi non esprimiamo un giudizio negativo, ma diciamo una cosa diversa. Dopodiché che qui ci fosse il centrodestra è una valutazione che svolgerei, avendo visto io consiglieri comunali, assessori, amministratori, ma non è questo il punto. Il punto è, a me da tempo continuano a dire che io prendo il voto della destra, se poi guardo tutte le volte che mi presento sfondo nei luoghi rossi. Nella mia città mi dicevano che avrei preso il voto dei moderati, guardiamo i sondaggi e vediamo che è la base che mi ha votato. Ecco, io invito anche voi giornalisti a fare uno sforzo per evitare la superficialità dei commenti un po' banali che tutte le volte si leggono. Però provi a dire una cosa di sinistra. Se mi fa finire, le sono grato. C'è una cosa molto chiara, molto evidente, che una cosa è il gruppo dirigente della sinistra che può non venire a degli incontri, una cosa è la base, e la base di questo partito sta molto più con me di quello che lei pensa. Rispetto alla domanda, provi a dire una cosa di sinistra, guardi, io non gliela dico, le ho fatte. Io sono il primo sindaco di una città che ha avuto
della grande città, la forza di fare il piano strutturale a volumi zero, vuol dire stop al consumo di suolo, mettersi contro gli interessi consolidati e dire che l'ambiente è una priorità. Sono il primo sindaco di Firenze ad aver messo più donne che uomini all'interno di una giunta, a aver investito sul welfare mentre tutti gli altri stavano tagliando, ad aver ridotto l'addizionale IRPEF per quelle che un grande sindaco come Giorgio Lapira chiamava la povera gente, ad aver investito sull'innovazione tecnologica per allargare la partecipazione. C'è chi ha bisogno di dire cose di sinistra per rifarsi una virginità? Io ho fatto cose di sinistra, il punto vero è che voglio una sinistra che vinca e invece troppo spesso in Parlamento c'è una sinistra che si accontenta di partecipare. Io, se devo votare uno che vuole partecipare, voto De Coubertin, invece voglio vincere e convincere. Come convincerai? Grazie, grazie, grazie. Grazie, grazie.